qualcosa che mi fa sentire vivo, qualcosa che sento proprio dentro, più che altro proprio qualcosa per me stesso, sentirmi proprio vivo dentro. Domani entriamo in gabbia. Allora, abbiamo iniziato questa avventura, siamo partiti in 5, lo staff Giuseppe Di Ciolla, un mio collaboratore, mental coach e preparatore atletico sia di Claudio che di tanti altri atleti, e il nostro videomaker Manuel Lopez. L'uomo, il mito, la leggenda. Questo la dedico a... Claudio ha tante qualità, tante le conoscono perché comunque proviene dalla Muay Thai. A mio parere è un atleta ancora tanto in evoluzione, quindi un ragazzo che ci mette impegno e sicuramente se riesce a prendere delle strade giuste, se riesce a prendere dei buoni percorsi, può dimostrare tanto sia a livello nazionale che internazionale. Siamo decisamente alle porte di Roma. Ha già detto lui, siamo leggermente in... In ritardo. No, leggermente, leggermente, ce la facciamo. In ritardo. Ce la facciamo. Ci stiamo stiracchiando. Andiamo a fare questo peso. Nella vittoria o nella sconfitta, la cosa importante è comunque che scenda dalla gabbia consapevole che abbia dato il 100% innanzitutto, poi ovviamente si lavora sempre sugli errori o sulle vittorie o sulle sconfitte. Poi per quanto riguarda il rispetto e la stima dell'avversario c'è sempre, prima di un incontro, dopo e durante. Oggi abbiamo iniziato la ricarica, stamattina abbiamo fatto il peso ufficiale e mi è sembrato abbastanza professionale da parte di Claudio, è doveroso presentarsi al peso, quindi nulla, cioè, ci stava, ci sta e vediamo come va a finire. È svenuto! Il mental coach è svenuto! Che cavolo! No! Che cavolo! Mi sono ucciso! Quanto abbiamo fatto? Con Claudio ho fatto un lavoro mirato, molto, molto costruito. Abbiamo monitorizzato tutta la situazione dall'inizio alla fine. Diciamo, la parte più importante è stato l'aspetto anche mentale dell'atleta, perché un atleta che ovviamente è sottoposto a stress di alimentazione, dove deve scendere di peso, dove deve comunque mantenere una certa performance, ovviamente si accumula pure lo stress da gara, perché ovviamente l'avversario, abbiamo saputo un mese fa il nome dell'avversario, e tutto quello che succede nella testa di un atleta deve essere anche gestito in modo mirato per farlo arrivare al top per il match. Diciamo che le difficoltà sono state 4 settimane perdere 4 kg più che altro. Ho fatto il solito, cioè allenarmi, lavorare sulla preparazione atletica, sulla tecnica, sulla strategia. Abbiamo creato insieme a Cosimo un programma mirato per questo match. Non conoscevamo l'avversario, quindi ci siamo un po' allenati in tutti gli aspetti in modo da arrivare sabato pronti al 100% in tutti i campi. Un atleta che dice io mi devo divertire, perché è una cosa che se la faccio perché mi piace farla, diciamo siamo 100 anni avanti rispetto magari a un atleta che è stressato, che ha paura, eccetera, eccetera. In grandi linee che lui ha già le idee chiare, lui vuole arrivare, lui sta oltre il match, vuole arrivare già alle gare più importanti, e questo è solamente uno degli obiettivi che si è predisposto per andare verso la sua direzione. Tutto ok, tutto a posto.
ovviamente è sempre un essere umano con i suoi problemi, ovviamente le sue preoccupazioni, però li sa gestire, ha imparato a gestirle, abbiamo fatto un buon lavoro anche su questo e non ho trovato grossi ostacoli in questo mese di lavoro con lui. Ci troviamo qui alle 1:40, una cosa molto importante, che venendo a Roma allo Storm, abbiamo scoperto una cosa molto importante romagnola, a parte il matriciane, la carbonara che sono buonissime, ho scoperto il vero significato della parola sticazzi e me coglioni. Stasera Claudio guarderà la persona e gli dirà sti cazzi. Sono molte emozioni che si provano appena si entra in gabbio, in un ring. È proprio quella voglia proprio di dimostrare a te stesso e agli altri tutto ciò che si è fatto nell'allenamento, tutti questi anni, dimostrare alla gente quello che vali. Ogni match sono una persona nuova, un atleta nuovo, più maturo, più intelligente, più tecnico, il modo da poter arrivare è a puntare ad obiettivi sempre più alti. Ragazzi, siamo di ritorno, non so che dire. Storm 12, ci presentiamo questa esperienza, penso in maniera professionale. Siamo il giorno del peso, venerdì, eravamo al peso. Arriva l'avversario, si presenta 82.2, ha fatto rimanere, può essere fatto la cosa, però non mi era mai successo. Però diciamo che da regolamento aveva la possibilità di recuperare. Sanzionato. Ed era sanzionato perché comunque non era in peso, però aveva ancora 1:40 circa per recuperare. Arriva oltre l'orario di presentazione, arriva a un peso di 81.4. In quel momento abbiamo deciso con la commissione tecnica e il resto dello staff di accettare lo stesso il match e di presentarci regolarmente al faccia a faccia, face to face del serale. Dai, che arriviamo al match, stava per iniziare il primo match e in quel momento, signori, è sparito l'avversario. L'avversario è sparito, non si trova, nulla, cioè lo cercano, lo fa. Nulla, l'avversario è sparito. Presentiamo lo stesso in gabbia con Claudio, con tutti, per nulla, cioè, ci sembrava doveroso chiudere il clip, il nostro backstage, per parlare di quello che è successo, perché giustamente sono vicende che poi ti colpiscono proprio perché dietro non c'è solo una preparazione magari così approssimata, ma c'è un percorso di più persone, di più collaboratori, quindi di uno staff intero che in sinergia ha dovuto incanalare un unico settore, quindi puntare in un'unica direzione. Guardando il lato positivo della cosa, abbiamo messo un attimo un po' i puntini su questo settaggio, diciamo, un po' come fare un po' un attimo a ruotare un po' la situazione, quindi abbiamo visto che più o meno il team funziona, quindi d'ora in poi possiamo ripartire da un paletto più in alto di questa situazione, quindi alla prossima. Sti cazzi.